10 punti in 6 partite e la voglia di non fermarsi è il denominatore comune di Messina ed Agragas che domani saranno impegnate in due trasferte impegnative. I giallorossi di Arturo Di Napoli giocheranno il big match d'alta classifica con la Fidelis Andria, attuale capolista del girone. In Puglia il Messina punta a mantenere l'imbattibilità che condivide solo con il Catania. Di Napoli non potrà contare sugli squalificati Martinelli e Gustavo, ma riavrà a disposizione Alessandro Parisi, che dovrebbe partire titolare al centro della difesa. In attacco Salvemini potrebbe essere il sostituto di Gustavo. Dobbiamo affrontare una squadra, secondo me, giovane, organizzata, fatta di gamba, con grande aggressività, organizzata perché conosco molto bene l'allenatore, ma non mi sorprende il loro posto, il primo posto in classifica, quindi è un bel test per noi. Noi andremo lì, cercheremo di giocarci la nostra partita portando più punti possibili a casa per incrementare ancora il nostro bottino. Motivazioni diverse per l'Akragas che deve riscattare l'ultima brutta prestazione casalinga contro la Fidelis Andria. La squadra di Le Grottaglie viaggia alla volta di Pagani che proprio nell'ultimo turno è incappata nella prima sconfitta stagionale. L'allenatore Grigentino dovrà rinunciare a Thiago Casé e potrebbe schierare dal primo minuto Leonetti, candidato a una maglia da titolare anche al Miron. La parola d'ordine è quella di non sottovalutare la Paganese che nonostante la sconfitta con la Lupa Castelli attraversa un ottimo periodo di forma.